Ben ritrovati con l'informazione di RTC Quarta Rete. Rientrata l'emergenza maltempo sul territorio metelliano. Dopo lo sgombero di ieri delle famiglie di alcune zone a rischio, a causa delle piogge intense, oggi tutto è tornato alla normalità. Aperte anche le scuole. Vediamo. Un timido sole ha fatto capolino questa mattina sul Salernitano. Dopo la pericolosa situazione di allerta dei giorni scorsi, anche Cava dei Tirreni quest'oggi può godere di una discreta tregua dal maltempo. Ricordiamo che ieri pomeriggio un copioso quantitativo di pioggia ha battuto violentemente sui già compromessi territori collinari della città metelliana. Ha costretto il sindaco Vincenzo Servalli a disporre lo sgombero ad horas per i nuclei familiari residenti nella zona a confine con Tramonti ed in particolare alle pendici di Montefinestra. Quali località Contrapone, San Martino, località Pella, Casariceri e Sant'Arcangelo. Individuato dall'amministrazione e dotato anche di alcune brandine, il plesso scolastico della località San Martino, quale luogo più idoneo per le famiglie interessate dallo sgombero nel quale passare la notte. Punto di ritrovo che tuttavia non è stato utilizzato dai cittadini, i quali hanno preferito altre sistemazioni. Sul posto anche i volontari dell'associazione Mani Amiche che hanno contribuito alla sistemazione dei letti e al monitoraggio di tutto il territorio in sinergia con i volontari della Croce Rossa Italiana. RTC Quarta Rete, presente ieri nella sala operativa della Protezione Civile, ha raccolto le motivazioni che hanno spinto il primo cittadino Servalli ad evacuare le zone definite a rischio. La Protezione Civile regionale, dopo una serie di comunicazioni con le quali prima ci hanno comunicato appunto uno stato di attenzione della nostra città, è arrivato il livello di allarme. Livello di allarme perché i pluviometri, che sono gli indicatori delle quantità d'acqua che cadono su un determinato territorio in un arco temporale più o meno definito, hanno progressivamente visto aumentare la quantità di acqua appunto caduta sulla città di Cava dei Tirreni, fino ad arrivare appunto al livello di allarme. Il nostro piano di protezione civile prevede in questa circostanza che le zone sottoposte ad alto rischio idrogeologico e comunque più esposte in relazione anche a questi rilievi pluviometrici debbano essere evacuate. Per cui, con ordinanza sindacale, sentita la Regione, la Prefettura e tutti gli organi che in questi casi intervengono, abbiamo disposto appunto la evacuazione dei cittadini che vivono alle pendici del Monte Finestra, insomma le zone che già sanno essere sottoposte ad alto rischio idrogeologico, anche in seguito agli incendi di 2 anni fa, l'evacuazione. E abbiamo aperto la scuola di San Martino, abbiamo dotato la scuola anche di alcune brandine e chiesto alla popolazione, sia attraverso l'ordinanza sindacale, ma soprattutto attraverso la protezione civile comunale, i volontari che si sono recati sul posto, ad appunto informare i cittadini di questo aspetto. Ed oggi tutto è ritornato alla normalità, scuole aperte e temperature miti. Ma cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore? Appena allontanata l'ondata di maltempo, la numero 3 del mese di novembre, da domani, dicono gli esperti, si faranno già sentire gli effetti di una nuova perturbazione, che a breve porterà le sue prime piogge al nord-ovest. La parte più attiva di questa nuova perturbazione attraverserà l'Italia tra la fine di oggi e domani, venerdì, con piogge che investiranno soprattutto il nord, le regioni tirreniche e la Sardegna. Sono attese anche abbondanti nevicate sulle Alpi, oltre i 1300 e 1600 metri. Un weekend a rischio pioggia per le zone del Salernitano. Nella giornata di sabato, infatti, la perturbazione concentrerà i suoi effetti, con piogge sparse e a tratti anche intense, prevalentemente sulle regioni del centro-sud, mentre domenica, grazie al suo allontanamento, godremo di un parziale e temporaneo miglioramento del tempo. E si è tenuto stamane un nuovo tavolo di confronto tra l'amministrazione comunale e i dirigenti scolastici del territorio.
Nuovo incontro stamane a Palazzo di Città tra l'amministrazione comunale e i dirigenti delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio metelliano. All'incontro, fortemente voluto dall'assessore alla pubblica istruzione Armando Lamberti, era presente anche l'assessore alla manutenzione Nunzio Senatore ed il funzionario dell'ente, l'architetto Mario Ambrosino. Tra i punti all'ordine del giorno, le problematiche che attanagliano i plessi scolastici cittadini, con un'attenzione particolare rivolta alla situazione dell'IIS della Corte Vanvitelli, che sarà interessato da importanti lavori di messa in sicurezza e la calendarizzazione di eventi culturali promossi dalle stesse scuole. Una riunione particolarmente importante, proficua sotto il profilo dei risultati, perché abbiamo affrontato una serie di tematiche di grande impatto sulla comunità scolastica e non solo, a partire innanzitutto dalle esigenze che i vari istituti hanno relativamente allo stato di manutenzione degli stessi plessi, soprattutto anche per la sicurezza in primo luogo degli alunni e poi ovviamente di tutto il corpo docente e anche di tutto il corpo amministrativo. Sono state fatte una serie di valutazioni molto importanti che riguardano tutti gli istituti scolastici e segnatamente il Vanvitelli della Corte e ovviamente insomma, l'impegno dell'amministrazione è quello di seguire in primo luogo i 34 istituti che rientrano nella propria competenza, ma al tempo stesso di seguire con grande attenzione anche gli istituti superiori che per definizione entrano nelle competenze della provincia, ma comunque sotto il profilo politico noi ovviamente siamo molto attenti a cercare di risolvere tutte le criticità nell'interesse di tutta la comunità scolastica. Abbiamo calendarizzato un incontro monotematico che si terrà venerdì 27 novembre nel pomeriggio proprio nell'aula consiliare, che vedrà coinvolto non solo tutti i dirigenti scolastici ma anche le rappresentanze dei genitori all'interno dei consigli d'istituto di tutti i plessi, proprio per arrivare a delle soluzioni condivise per cercare di accelerare anche una serie di lavori che sono estremamente importanti. In particolare mi riferisco al finanziamento di 5 milioni di euro che è destinato ai lavori di messa in sicurezza, di ristrutturazione e di adeguamento del Vanvitelli della Corte e poi ovviamente di altri istituti. Quindi il bilancio su questo punto è estremamente importante, sono state rappresentate le criticità da parte dei vari dirigenti e quindi l'amministrazione ha cercato di dare delle risposte sui punti sui quali già siamo impegnati concretamente e di assumere degli impegni per quanto concerne la soluzione di altre criticità. Poi ovviamente insomma, il tema ha riguardato la calendarizzazione delle attività extrascolastiche che sono di natura culturale, artistica e che riguardano diciamo, le attività che sono promosse dagli istituti scolastici che sono presenti sul nostro territorio e valutare anche la possibilità di realizzare altre iniziative in collaborazione con il Comune. Presente al tavolo anche il consigliere comunale Vincenzo Passa, che ha portato all'attenzione dell'amministrazione la proposta di accorpare i plessi scolastici di Corpo di Cave e Castagneto presso la scuola di San Cesario. E ci spostiamo a Salerno, novità sul completamento di Piazza della Libertà. Ieri la sottoscrizione della firma e la consegna concreta delle aree di cantiere alla presenza del responsabile unico del procedimento del Comune di Salerno, Luca Caselli. Il countdown è scattato dalle 12 di ieri quando, nella stanza del RUPI, responsabile unico del procedimento per il Comune di Salerno, l'ingegnere Luca Caselli, i rappresentanti delle imprese che hanno vinto l'appalto hanno ricevuto ufficialmente la consegna delle aree di cantiere. Da oggi ci sono 365 giorni per il completamento di Piazza della Libertà. Dopo il primo appalto che ha consentito di mettere in sicurezza il progetto che prevede la nascita di un'area di aggregazione ma soprattutto parcheggi nel cuore del comune capoluogo, ora si passa all'ultimazione del progetto disegnato da Bofill e tormentato da una vicenda giudiziaria tortuosa e ancora in corso che non intacca l'attuale gara per il completamento.
Nel cronoprogramma il primo passo sarà la delimitazione delle aree di cantiere che vedono al lavoro anche l'autorità portuale di Salerno, perché alcune ricadono nel perimetro di sua competenza. Poi, anche in concomitanza con il miglioramento delle condizioni meteorologiche, i lavori potranno partire. Ad esprimere soddisfazione per l'avvio dell'intervento sono stati in modo particolare Elio ed Eugenio Rainoni alla guida della RCM Costruzioni, l'impresa che ha già realizzato anche il Crescent che si affaccia sulla piazza. Il completamento del progetto valorizzerà anche l'edificio ed in modo particolare il porticato destinato ad ospitare negozi di lusso. Non meno attesa c'è per i locali che si affacceranno sul prolungamento del lungomare, che consentirà alla piazza di diventare la nuova movida di Salerno. Tornerà a breve la luce su Monte San Liberatore. Con una lettera di Rete Ferroviaria Italiana all'Associazione Luce del Liberatore, ha fatto sapere il consigliere regionale Luca Cascone, sono state poste le basi per la riaccensione della Croce di San Liberatore, collocata in cima all'omonimo monte tra Cava dei Tirreni, Vietri sul Mare e Salerno. Il passo successivo sarà la stipula di un protocollo d'intesa tra le amministrazioni di Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare, per garantire le risorse necessarie a risolvere i problemi tecnici e finalmente rivedere la luce. L'amministrazione comunale di Capaccio Pestum punta a dotare la città di una sede municipale all'altezza. Per tale ragione, la Giunta ha approvato il progetto definitivo per il recupero di Palazzo Stabile. Vediamo. L'amministrazione comunale di Capaccio Pestum, retta dal sindaco Franco Alfieri, punta a dotare la città dei templi di una sede municipale all'altezza. Per tale ragione la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo per il recupero di Palazzo Stabile, sito in via Dottor Giuseppe D'Alessio, nei pressi della Fontana dei Tre Delfini, uno degli edifici di maggior valenza architettonica e storica, sito nel cuore del centro storico del capoluogo. Dopo l'approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economica, pari a 2,8 milioni di euro dello scorso settembre, l'esecutivo ha dato il via libera al primo stralcio funzionale dei lavori di restauro, pari a 1,5 milioni di euro, e redatto totalmente dagli uffici comunali, dando mandato al responsabile apicale dell'area lavori pubblici di presentare idonea domanda alla Cassa Depositi e Prestiti per ottenere la concessione di un mutuo di pari importo. Dal quadro economico si evince che per l'acquisto dell'immobile e delle aree di pertinenza il Comune sborserà 280.000 euro a titolo di indennizzo ai proprietari. Costruito in stile neoclassico agli inizi del Novecento, Palazzo Stabile, attualmente di proprietà dei discendenti dell'omonima famiglia borghese intellettuale dell'avvocato Vincenzo Stabile, compianto nonno degli attuali eredi residenti a Roma, il quale all'epoca aveva sposato la capaccese Erminia Bellelli, nobile famiglia locale. All'interno del salone principale vi sono degli affreschi che decorano pareti e soffitto a volto, con scenari che richiamano le rovine e i templi dell'antica Poseidonia Pestum. Sport calcio. L'Avellino elimina la Cavese dalla Coppa Italia di Serie C. Nei sedicesimi di finale i biancoverdi si sono imposti in rimonta. La Cavese non è riuscita a qualificarsi agli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. Allo stadio Partenio l'Avellino ha vinto ieri sera in rimonta per 2-1. Tutte e due le squadre avevano fatto turnover, anche in funzione dei rispettivi impegni di campionato, ma la partita è stata ben giocata. Vantaggio Cavese al sedicesimo con il colpo d'esterno di Elouazni su traversone di Galfano. Poi a due minuti dall'intervallo pareggia Alfa Gheme sugli sviluppi di un angolo. La rete del 2-1 irpino è di Mikowski, che trasforma all'84esimo un rigore concesso per fallo di Matino su Parisi. L'Avellino vince e troverà la Ternana negli ottavi. La Cavese si concentrerà d'ora in poi sul campionato. Domenica c'è il Catanzaro. È giunto ora il momento di ascoltare i due allenatori. Prima Campilongo per la Cavese, poi Ezio Capuano per l'Avellino. Io sono contento della prestazione dei ragazzi. Secondo me hanno fatto una buona partita, una buona gara. Nonostante avessi fatto un massiccio turnover stasera, con tanti giovani in mezzo al campo. Abbiamo approcciato bene, abbiamo avuto le occasioni, abbiamo tenuto molto il campo molto molto bene, abbiamo concesso poco. Poi abbiamo fatto questo piccolo errore nel primo tempo, alla fine del primo tempo, che abbiamo subito il pareggio, dove avevamo questa palla sulla destra con Di Roberto, se la scarichiamo nella sovrapposizione con Spaltro, lì abbiamo perso la palla, poi siamo andati al recupero
con Matera, nonostante poi, che secondo me forse se faceva fallo pulito prima, un fallo tattico, magari non prendevamo nemmeno la ripartenza, però questo ci può stare. Come valuta la prestazione di Uluazzini? Ma Bruno oggi mi è piaciuto, ha fatto una buona prestazione, anche se secondo me è stato anche l'assetto tattico che ho fatto oggi nel giocare il 4-4-1-1 mettendo Russotto sotto Eloazzi, che oggi Russotto ha fatto bene. Credo che quello sia il ruolo più congeniale a questo giocatore. A me dispiace che c'era poca gente perché si è perso un bello spettacolo, una bella partita. Noi tenevamo al passaggio del turno come penso tutte le squadre, perché questa nuova normativa cambiata da 2 anni sta di fatto un dato incontrovertibile: la Cavese ha giocato con la migliore formazione in assoluto e ha un giorno in meno per recuperare rispetto a noi. Quindi ci sono 2 dati che mi confortano in maniera nettissima. Il miglioramento della qualità del gioco nella distribuzione, penso che oggi è stata la migliore partita sotto il profilo della qualità della distribuzione. Chiedo venia, come accorciamo in avanti. E poi c'è un dato che una volta può essere un caso: questa squadra non si abbatte mai, questa squadra ha un cuore, questa squadra ha un'anima, dovrà migliorare tante cose sotto, secondo me, proprio sotto l'aspetto anche della tattica individuale, dell'errore del singolo, perché anche una volta a sto gol non si può prendere un traversone con difesa schierata e questo mi dà un po' fastidio. Però una squadra che va sempre in svantaggio e fa partita e recupera sempre vuol dire che è una squadra che ha un'identità, una squadra che lavora, una squadra che ha carattere e soprattutto che è una squadra che è viva. E ora parola alla gente su questa sconfitta della Cavese ad Avellino. Però il problema è che oggi come oggi non va bene, perché la dovrebbero rinforzare almeno gli attaccanti per fare qualche gol. Hanno fatto solo 7 gol in tante diciamo, partite e non va bene. Quindi secondo lei c'è qualcosa che bisognerebbe cambiare nella formazione anche? Un po' nella formazione, ma anche l'organizzazione comunale che dovrebbe far iniziare a giocare nel campo della Cavese. Ieri sicuramente abbiamo seguito Avellino Cavese, cosa ne pensa? Come è andata? Come doveva andare? Quindi siamo negativi. Ma non ci sta la squadra. Il risultato lo ritiene giusto? Sì, 2 sciocchezze della difesa e 2 gol. Ci sono stati momenti che la squadra non ha saputo sfruttare. No, ma mancano gli elementi. Ha perduto 2-1 con l'Avellino. Cosa ne pensa? Con l'Avellino? Sì. Ah, figurati, sto proprio... che ne penso? Mi dispiace. Secondo te si può fare qualcosa di più in questa stagione? Penso di sì, almeno il salvabile. Ah, è stata una partita secondo me giocata abbastanza bene dai nostri. Il risultato non lo so se è giusto, secondo me siamo stati molto sfortunati sull'occasione di Elazzini, soprattutto sulla traversa e anche qualche occasione prima. Secondo me potevamo capitalizzare noi meglio il risultato, però è andata così. Pensiamo adesso al campionato, che è una gara molto difficile domenica con il Catanzaro e dobbiamo assolutamente fare punti. Vabbè, con un po' di fortuna si poteva anche passare il turno. Sì, ti ripeto, siamo stati molto sfortunati nelle occasioni e loro hanno capitalizzato le poche occasioni avute. Poi sull'episodio del rigore sono d'accordo con le dichiarazioni di Campiongo, era un contatto che si poteva tranquillamente evitare, un'altra ingenuità che ci è costata cara anche ieri. Sempre di mattino? Di mattino, sì, purtroppo. Pulito che... al centro, come ti è sembrato? No, sinceramente non mi sono dispiaciuto di sia né Galfano né Polito, però ovviamente sono dei giovani, quindi le prestazioni vanno viste un pochino con degli occhi un po' particolari nel tempo, vanno giudicate la loro performance. Sì, ieri la Cavese ha disputato una buona prestazione, purtroppo nel momento decisivo siamo mancati, quell'episodio in area di rigore ci ha puniti oltre misura. Si è vista una buona prestazione del centravanti Eluazzini, che per poco non si clava il gol della domenica, diciamo, nell'incrocio dei pali il pallone è andato, però a me è piaciuta la squadra. Anche Capuano ha detto comunque nel dopo partita che comunque la Cavese si è schierata in campo in maniera con tutti i suoi 11, diciamo, nella maniera migliore.
Però purtroppo siamo stati eliminati, ora testa al campionato, cerca Danzaro e bisognerà fare il risultato positivo. Beh, sinceramente io speravo che la Cavese potesse passare il turno, perché si è trattato di una partita vincente, l'Avellino ha creato qualche occasione da gol in più, però le nostre sono state comunque delle buonissime occasioni. Non mi scordo quella in contropiede quando stavamo ancora vincendo 1-0 come l'Uasni, quella di Boulevardi e anche la possibilità sempre per l'Uasni che ha colpito il legno con un gran bel tiro. Io credo che con un po' più di fortuna avremmo potuto anche sperare di passare il turno, saremmo comunque avanzati, però la concentrazione adesso dovremo riversarla sul campionato. Domenica c'è il Catanzaro, avremo qualche assenza in particolare nel settore di difesa nel quale già soffriamo. In questo periodo la Cavese ha concesso qualche gol di troppo agli avversari e ci servirà sicuramente la partita perfetta. Io mi auguro che la gente non smetta di sostenere la Cavese proprio adesso che c'è bisogno di fare risultati. Dobbiamo venire allo stadio. Il 7 novembre 1982, esattamente 37 anni fa, la Cavese conobbe il suo momento più alto. I gol di Tivelli e di Michele sancirono la vittoria sul campo del Milan, dopo l'iniziale rete rossonera di Jordan. Sentiamo i cavesi come ricordano quel giorno. 37 anni esatti fa, la Cavese andò a vincere sul campo del Milan. Non era un amichevole, non era una partita di fine stagione, quindi le motivazioni erano più o meno le stesse. Era la nona giornata di andata del campionato di Serie B 82-83, quindi quel campionato era iniziato da due mesi. Jordan, lo scozzese, segnò di testa la rete che spaventò i metelliani. Erano passati 23 minuti di gioco, ancora oggi non si riesce a capire se quel pallone fosse entrato o meno. Poi pareggiò i conti con un gran tiro da fuori Tivelli al 26esimo per la Cavese e nel secondo tempo la formazione metelliana, fulminea nel suo attacco, si portò in vantaggio al 55esimo. Assist di Pavone e colpo di testa di Di Michele, 2-1 per i metelliani che raggiunsero il quarto posto provvisorio. Fu un'impresa sportiva, ancora oggi ricordata da molti. L'allenatore fu Santin. Si celebra oggi, questo giorno esatto, la vittoria della Cavese col Milan. Quella l'avete seguita? Quella là, sì. Allora dai, un ricordo così al volo flash di quella giornata. I tempi là è solo un sogno, non verranno mai più. Ricordo la gente felicissima, le urla, lo stadio pieno. La curva non mi ricordo dove ci misero, sinceramente. Eravamo in B all'epoca, parlo quando eravamo in B. Ero un ragazzino, avrò avuto 12 anni, quindi non è che ne ricordi poi tanti, ero con degli adulti, quindi. Ricordo che vincemmo 2-1, 1-0, una cosa del genere, manco il risultato ricordo. Ma secondo lei potremmo ritornare alla Cavese di una volta? Penso proprio di sì, dipende dai signori che ora sono proprietari della squadra, se sono disposti ad investire sulle persone, sui giocatori soprattutto. Ormai il calcio è mercenario, si sa, è solo business, non è più come prima, non si gioca per la squadra, si gioca per i soldi. Sì, allora sì. Ecco. Cosa ricorda di quella giornata? Vabbè, che ricordo la pagina della Gazzetta dello Sport, insomma. La Cavese come il Real Madrid, insomma. L'abbiamo conservato il giornale. Incorniciata, appesa in casa. No, non esageriamo. Abbiamo conservato il giornale. La pagina del giornale. No, l'intero giornale. Esattamente oggi, lo saprà che cos'è oggi, un anniversario. 39 anni fa. 37. 37 anni fa. 37 anni fa cosa accadeva? Milan Cavese. Io c'ero. Io c'ero, ecco. Che cosa ricordate di quella giornata? Tutto. 37 anni fa, esattamente 37 anni fa, questo giorno la Cavese vinceva contro il Milan. Ah, Milan, sì. Sì. C'è ancora il giornale conservato. Ah, cosa ricorda di quel giorno? Ero piccolo, però è una bella giornata. Secondo te potrà ripetersi? Ma
impossibile. Come siamo negativi. Come il ritorno di Maradona a Napoli. Sabato 2 novembre è partita con il primo step della San Giovanni Airola l'edizione 2019-2020 del Top Player Juniores Campania, circuito giovanile di bocce specialità Raffa. È iniziata alla grande l'edizione 2019-2020 del Top Player Juniores Campania. Sono stati ben 30 i giovani atleti che sabato 2 novembre hanno partecipato al primo trofeo Memorial Massimo Isca, tappa inaugurale del circuito giovanile di bocce specialità Raffa, che prevede complessivamente 9 gare, in occasione delle quali, per i talentuosi partecipanti, appartenenti alle categorie Under 12, Under 15 e Under 18, sono messi in palio punti utili a scalare le rispettive classifiche. L'evento è stato curato in sinergia con la Federbocce Campania dalla San Giovanni Airola, società del Beneventano fondata nel 1977 da Pasquale Napolitano e da lui stesso gestita insieme alla moglie Maria Benedetto, che attualmente riveste la carica di presidente. Mi piace stare in mezzo ai giovani, che oggi mi ritrovo più soddisfatto, diciamo così, avere una gara giovanile, perché io ho iniziato proprio da ragazzo, quando avevo 13 anni, a giocare alle bocce in mezzo alla strada, e sono parecchi i genitori che l'accompagnano, fanno un po' di sacrificio per accompagnare questi ragazzi, perché ci vuole una certa passione per fare tutto questo. Dopo il sorteggio delle coppie, sotto l'attento sguardo di numerosi genitori e degli arbitri Alfredo Doro e Cosimo Iuliano, i talentuosi ragazzi si sono fronteggiati in due gironi. Le partite di uno si sono svolte presso la struttura della società organizzatrice. Teatro dell'altro raggruppamento è stato invece il bocciodromo della città di Benevento. A margine di sfide spettacolari ed emozionanti, ad aggiudicarsi la vittoria, sono stati Giovanni Gaudio, della Campagnola, e Francesco Laudato, dell'Enrico Millo, che hanno superato nella finalissima la coppia formata da Davide Vernazzaro della città di Afragola e Marco Bruno della Cacciatori. Sul terzo gradino del podio sono saliti Gennaro Buono della Libertas Sant'Antonio e Fiore Tarantino della DLF di Benevento, mentre si sono classificati quarti Marco Pannullo della Cacciatori e Andrea Vernazzaro della città di Afragola. La manifestazione, a cui hanno partecipato il presidente della FIB Campania Antonio Barbato, il vicepresidente della FIB Campania Doriana Rescigno, che si occupa del coordinamento della kermesse giovanile, il delegato FIB di Benevento Vincenzo Salierno e gli istruttori della scuola bocce Campania, è stata fortemente voluta dal socio della San Giovanni Airola, nonché segretario della delegazione provinciale FIB di Benevento, Francesco Isca, per ricordare il fratello Massimo, tragicamente scomparso nel 1985 all'età di 6 anni. È stata per me una gioia immensa aprire questo Top Player 2020. E questa gara è dedicata alla memoria di mio fratello, tragicamente scomparso nel 1985 all'età di 6 anni, investito davanti a casa. E non a caso quelle poche cose che ho detto ai ragazzi, e tutto il bene che io non ho potuto riversare a lui, io lo riverso a questi ragazzi, seguendoli da 5-6 anni insieme a tutti gli altri, cercando di invogliarli al meglio. E devo dire la verità, ogni anno che passa noto sempre che i ragazzi si affiatano sempre di più, c'è quell'armonia, quella sintonia tra di loro, quell'amicizia, quel crescere insieme, sani e con divertendosi. Questa è la bella realtà delle bocce, devo dire. Il prossimo appuntamento del Top Player Juniores Campania è in programma sabato 21 dicembre. La gara sarà ospitata dall'Enrico Millo di Baronissi. E questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime edizioni del TG di RTC Quarta Rete.